Dopo qualche giorno, papà all'improvviso mi chiese: «Ti piacerebbe una fisarmonica?» «Certo», risposi subito, «ma vuoi mettere un pianoforte?» «Ma Tony, dove lo potresti mettere? Qui in casa non ci sarebbe posto nemmeno per lo sgabello. Hai pensato ai vicini? Con i muri che abbiamo lo sentirebbero come in casa loro», fu la sua risposta. Non toccammo più l'argomento per una settimana, fino a quando mio padre mi diede in mano un ritaglio di giornale che mostrava la pubblicità della fisarmonica Ariston. 120 bassi e 3 registri per il modico prezzo di 60.000 lire, spedizione compresa. Non c'era dubbio, papà era disposto a fare un debito pur di farmi avere uno strumento, e così accettai. La fisarmonica arrivò con il corriere dopo 15 giorni. Tolsi l'imballo con un certo imbarazzo e curiosità. Era tutta lucida con i tasti bianchi e neri, a colori alternati come per il pianoforte, e con quel piacevole odore di nuovo. La sollevai, l'appoggiai sulle ginocchia e, infilando le cinghie, l'abbracciai come la sposa abbraccia lo sposo in un matrimonio combinato.